Siamo con il CT Alfredo Martini qui sul traguardo della seconda tappa di un grande Giro del Trentino, tanti nomi importanti, salite importanti, lei che ne pensa? Ah, la gara ha cominciato ieri a svilupparsi bene quando sono fuggiti il gruppetto che sono arrivati con quasi 7 minuti di vantaggio. I 7 minuti sembravano tanti, ma in una corsa come questa, dove ci sono salite come questa del Vetriolo, la reazione c'è di sicuro. E oggi si è vista, oggi si sono visti i corridori, si sono visti quelli che non possono vincere questo Giro del Trentino e quelli che ancora hanno possibilità per poter arrivare al successo. Ma le cose più belle le abbiamo viste anche da Sant'Ambrogio, bellissimo, e poi Nibali e Wiggins che sono arrivati insieme e Wiggins non ha fatto la volata per il piazzamento, è stata una cosa bellissima. Si sono complimentati poi a vicenda dopo sì, l'arrivo, in effetti hanno fatto una grande parte finale entrambi. I campioni sono generosi, oltre che essere bravi nel gesto atletico, anche hanno della generosità. Guarda te Coppe Bartali, il passaggio della borraccia. Non è tanto il sapere chi l'ha data, ma il gesto di passarsi l'ultimo sorso d'acqua negli ultimi chilometri di una corsa di quasi 300 chilometri. Questa è la cosa bella che ha il ciclismo. Grandi campioni ma anche tanti giovani interessanti, ci sono degli italiani che meritano. Sì. Lei su chi punterebbe? Cioè, di chi è il futuro del ciclismo italiano? Non tocca a me a puntare, io applaudo i valori, i corridori che dimostrano valore. Oggi non c'è più il campanile, oggi non conta più la carta d'identità, conta chi sa esprimersi bene, chi sa dare tutto se stesso.